Potete fare uno scherzo anche al Napoli? Boh, la squadra di Ascoli gioca bene qua in Ascoli. Io aspetto che questa partita vincere Ascoli, che aspetto perché per noi è importante. Bagni, l'anno scorso vinceste lo scudetto qui. Beh, l'avevamo già sulle maglie praticamente, era l'ultima giornata, comunque fu la consacrazione, una partita. Quest'oggi giocheremo entrambi come sempre per vincere la partita, difficile per entrambi. Prego, vuol ballare con me? Balli se ha coraggio, grazie. Preferisco di no, di no, di no. Non ballo il tango col casque, perciò grazie. Prego, grazie, scusi, tornerò. Chi aveva preparato i dolcetti, il rosolio e l'orchestra Serenade, credendo che si sarebbe ripetuta la festa in famiglia dell'anno scorso, scudetto del Napoli e salvezza dell'Ascoli con un solo pareggio, è rimasto a bocca asciutta, esattamente come coloro che si aspettano immagini dall'alto. Nonostante i fratelli Maradona, i compari brasiliani Careca e Casagrande, nonché gli ottimi rapporti fra Rozzi e Ferlaino, non ci sono stati né mazzurche, né tanghi, né samba. Si è giocato veramente, non sono mancati i colpi proibiti ed il Napoli ha dimostrato di che pasta è fatto. Anche se l'inizio non è stato certamente dei migliori, con quell'Ascoli pericolosamente proteso alla ricerca di un gol che è arrivato prestissimo ad opera di Casagrande, che forse ha un po' illuso i marchigiani. La spinta che i bianconeri hanno tratto dalle incursioni di Agostini, Dell'Oglio e Carannante ha fornito parecchie palle giocabili a Casagrande, ma il Napoli, dopo il gol, ha trovato questo rigore per l'intervento di Agabitini su Bagni, un rigore che i bianconeri hanno molto contestato, ritenendo l'intervento fuori area. Maradona non è tipo da fallire le occasioni importanti. Già, Maradona, Careca e Giordano, tre goleador per un Napoli marchione che sa sfruttare alla perfezione una palla che Garella ha appena respinto. Careca ha portato avanti da maestro del contropiede l'azione e dopo aver fatto fuori tutti ha avuto il felice intuito di affidare la palla a Giordano. 2-1. Mentre Ferrara ingaggia un duello agonisticamente assai interessante con Casagrande, si può dire che il giovane Ascoli sia forse. Una palla rapinata da Francini all'ingenua difesa bianconera dà l'opportunità all'ottimo Careca di segnare il meritato gol del 3-1. La partita è chiusa quanto a punteggio, ma l'Ascoli ha grande orgoglio e fa vedere adesso le cose migliori, costringendo Garella a fare i salti mortali. E il suo mestiere è quello dell'acrobata del resto. Il Napoli porta a casa una vittoria che taglia corto sulle sue intenzioni di fare il bis dello scudetto. Ma detto fra noi, cosa mai venne in mente a Shakespeare di scrivere che non c'è nulla di più fragile di una testa coronata? La testa di Maradona è più che mai solida. Sentiamolo. Diego, il Milan ha pareggiato, un altro punto per il Napoli. Sì, noi sapevamo che non poteva andare al passo, al stesso passo nostro, perché la Fiorentina doveva almeno pareggiare, stava in crisi veramente la Fiorentina. Una grande partita del Napoli dopo un inizio un po' così. Sì, ci ha sorpreso un pochettino l'Ascoli perché ha fatto un pressing incredibile, il campo non ci lasciava prendere la palla, per quello loro giocavano in anticipo e hanno fatto un bel gol. Se lo sente in tasca questo secondo scudetto? No, ancora no, non possiamo dire lo scudetto, però oggi un altro punto è difficile raggiungere il Napoli. Quanti punti di vantaggio ritiene che siano necessari per dire abbiamo vinto? Io voglio finire l'ultima giornata con 3 punti. Castagnier, 4 rigori in 3 partite ha subito l'Ascoli, siete cattivissimi. No, è che purtroppo per nostra sfortuna gli arbitri hanno visto in maniera diversa forse da come l'abbiamo vista noi e lei si è arrabbiato un po'. Beh, mi sono arrabbiato perché a mio parere dalla mia panchina il rigore non c'era. Direi che il rigore regalato ha sicuramente facilitato il Napoli, che ha raggiunto il pareggio dopo appena 3 minuti dal nostro gol. E su una respinta di Garella coi piedi davanti alla porta è nata poi l'azione del secondo gol del Napoli. Direi che il Napoli è stato bravissimo
a sfruttare le occasioni che ha creato, perché io non ricordo di parate fatte dal nostro portiere, ha probabilmente realizzato quasi il 100% delle azioni che ha creato, mentre invece noi abbiamo spinto parecchio durante tutta la partita senza raccogliere diciamo quello che forse avremmo meritato. Eriksson su questa fase di rigore in favore del Milan. Eriksson, ecco, vediamo l'azione alla pseudomoviola. Sì. Rivediamo il rallentatore. No, non c'è bisogno, perché secondo me non è a rigore. Ma qui è facile vederlo. È molto più difficile per l'arbitro. Vediamo ovviamente. Massaro che controlla questo pallone. Ma, arriva ma si vede di Chiara, lui è... Entrano in collisione, per lei Eriksson sì, non è... Ma lui è prima sul pallone, primo di Mazzaro. Ecco, per quanto riguarda invece la partita, tutto sommato sta bene questo pareggio, al di là delle rigore che c'era o non c'era, secondo lei? Chiaro, un pareggio non è male contro il Milan, ma era peccato, potevamo prendere 2 punti oggi, serviva 2 punti per noi. Allora, secondo lei è un rigore regolare? Perché Eriksson ha detto deciso, ma sono gli svedesi li conosciamo, se sono sicuri non dicono che non è rigore. Lei come ha visto? Siamo sicuri che il regolamento sia uguale? No, forse in Svezia, bisogna informare, come lo scartamento ridotto. Il pubblico della curva Fiesole ha protestato senza intemperanze su questo calcio di rigore, concesso dall'arbitro Paparesta sotto il suo naso un quarto d'ora prima della fine della partita. Ma in tribuna d'onore Berlusconi ha lasciato così la prima fila diventata pericolosa, insieme al presidente Righetti, al quale prima della partita aveva regalato un orologio sul quale non era segnato evidentemente il 29esimo del secondo tempo. Gravi invece i fatti accaduti 2 ore prima della partita. 1000 tifosi, come impazziti ad un tratto, hanno cominciato a danneggiare cose, persone, e sono venuti a conflitto con la polizia. Ecco le immagini. Nello stadio, specialmente sulle curve, il comportamento del pubblico fino dall'inizio è stato soddisfacente. Nella curva viola non c'erano striscioni per protestare contro la Fiorentina genericamente intesa, leggi Pontelli. Il primo tempo, veniamo alla partita, si è fatto apprezzare sul piano della razionalità con 2 zone di diverso intendimento che si confrontavano. Quella del Milan teneva banco ma raccoglieva poco, sbagliando subito con Colombo, e controllando poi la Fiorentina, che era pericolosa nella impostazione dei contropiedi. Mancava però alla squadra viola il guizzo vincente. Comunque ammirati i duelli fra Baggio e Baresi, il migliore del Milan. Rebonato non rendeva anche per un ginocchio in disordine. Sono annotazioni sporadiche di un gioco impostato su occasionali duelli spettacolari, comunque un primo tempo, senza grandi emozioni. Beh, qualcuna sì, Colombo al 40esimo, ecco, cerca ancora il gol. E al 42esimo l'episodio di un fallo di mano in barriera. Questa volta sono i milanisti a discuterne. Parola di Gullit. Sì, è un rigore così, cos'è, ma in primo tempo quando Pietro tira a causa di posizione, questo è un rigore. So, adesso l'arbitro ha sbagliato il primo voto e il secondo voto ha fatto un regalo. Un regalo. Ecco, questo si chiama parlare chiaro. Evviva la faccia della sincerità. Secondo tempo il Milan pecca di presunzione pensando di poterla agguantare davvero questa Fiorentina prima o poi, e viene invece trafitto a freddo dalla combinazione finale Baggio di Chiara, splendido gol. Il Milan non capisce più nulla sul piano tattico. Nella Fiorentina l'agile Pellegrini, subentrato al posto di Rebonato, è un'anguilla che fa disperare il giovane Maldini. Si comporta bene anche Calisti, che ha rilevato contratto uscito col naso rotto. Insomma, la Fiorentina sembra proprio avviata bene. Galli, per esempio, eccolo, è costretto a uscire di piede. Al 17esimo però è fortunata la squadra viola sul colpo di testa di Maldini. È la traversa che si sostituisce all'esterrefatto Landucci. Il Milan, è vero, ha perduto la lucidità, ma trova una qualità di provincia. C'è appunto il cuore, tira fuori il carattere, corre, si affanna, protesta e Virdis viene spedito negli spogliatori. Ti sei uscito anzitempo per somma di ammonizione?
Sì, direi che ho preso la prima ammonizione per un'entrata normale, la seconda, il secondo fallo che facevo, quindi non mi sembrava di meritare. Poi nella seconda occasione invece mi è scappato qualcosina col guardaline, a cui chiedo scusa, purtroppo è stato un attimo di nervosismo. Fiorentina 11 contro 10, chissà, forse un respiro di sollievo, è quasi fatta. Ma il Milan in 10 e allora tira fuori la rabbia. E sullo spunto rabbioso di Massaro, subentrato a Donadoni, l'episodio del rigore che Baresi trasforma. C'era? Non c'era? Paparesta era lì a tre passi. E i protagonisti? Beh, Giampiero, tocca a te. Allora dichiara il muro degli imputati. Hai fatto o non hai fatto questo rigore? Firenze si interroga. Penso che l'abbiano visto un po' tutti. Secondo me il rigore non c'era assolutamente, perché penso quando io mi sono messo tra Massaro e il pallone, anticipandolo, Massaro ha calciato addosso a me, quindi se c'era un fallo probabilmente era da attribuire a nostro favore. Capovolgi la situazione addirittura. Ah, mi pare di sì, insomma, se c'era da fischiare, non c'era da fischiare sia da una parte che dall'altra, visto che il pallone ce l'avevo io, quindi penso che gli estremi del rigore non c'erano. Non c'era. Allora Massaro, hai lasciato un ricordo a Firenze anche al tuo rientro, nel senso che tutto sommato i fiorentini l'hanno visto cadere in aria. E si chiedono, ma c'era rigore oppure è il solito tuffo di Massaro? Questo riporto di tifosi che ti conosco molto bene qui a Firenze. Ma io per questa partita volevo dividere due punti per ciascuno, due alla Fiorentina e due al Milan, che ci servivano a entrambi. Per quanto riguarda il rigore, come interpretazione io la posso valutare che al 90% l'arbitro ha fatto bene a fischiare il rigore, visto come si è svolta l'azione. E quel 10%? Che ti manca il 90%? Il 10% lasciamola interpretare alla gente che guarderà le immagini. A Firenze. Come Eriksson andava via da Roma, che era un bel biondo con boccoli, adesso qui a Firenze c'è capelli bianchi? No, avevo anche bianchi a Roma, ma in Portogallo erano biondi. Erano biondi. A Roma anche erano bianchi o biondi? Sì, sì, da quando sono venuto in Italia. Forse età, forse altre cose, chissà. Grazie, Sven, molto gentile, cara. Benedetti, ancora un bellissimo gol, ormai sei soprannominato la macchina da gol dell'Avellino, hai impresso una svolta diversa al campionato, il tuo gol vale due punti, ma credo che sul piano morale vale molto, ma molto di più. Beh, una macchina da gol, intanto di gol ne ho fatti solo due. Quello che è importante è che oggi abbiamo dimostrato che noi nella salvezza ci crediamo ancora, nonostante tutte le disavventure che abbiamo attraversato. Oggi abbiamo fatto una grossissima partita, abbiamo recuperato due punti sul Como, quindi siamo ancora in corsa per la salvezza. L'Avellino si schiera con la miglior formazione possibile e almeno su questo mi pare che possiamo essere tutti d'accordo. Perplesso soltanto Casarini. Berselini le ha pensate davvero tutte e stavolta è riuscito, come dire, a dare i giusti stimoli. Completamente trasformata la squadra biancoverde sul piano tecnico e agonistico, ha sopravanzato di una spanna giusto un Verona falcidiato da infortuni e squalifiche. Bagnoli aveva appena gli 11 da mandare in campo, in panchina i Primavera. Volpati sulla fascia, il fantasista Verza a movimentare gioco, ma Pacione perde il duello con Amodio, tanto da riuscire in una sola occasione questa ad impensierire Di Leo. Elkier si imbatte invece nel miglior polantuono della stagione, ma anche Di Leo ci mette del suo per lasciarlo a bocca asciutta. Formalizzato lo schieramento ad una punta soltanto e recuperata l'intelligenza di Franco Colomba alla squadra, l'Avellino opera sulle fasce con Bertoni, più veloce, e Gazzaneo. Si inserisce a sorpresa talvolta Ferroni, controllore a zona di Bertold. Schachner l'uomo gol. L'austriaco si rende pericoloso soltanto in questa circostanza. Si ripiega allora su Benedetti, che qui manca ad un soffio sull'invito di Gazzaneo. Quasi rispondendo ad un richiamo della natura, l'Avellino cambia pelle quando una bufera di acqua e neve scaccia il pallido sole brasiliano dell'esordio. Col maltempo si rivedono i lupi che molti, anzi troppi, consideravano specie in via di estinzione. I biancoverdi invece tornano quelli di una volta, veloci, aggressivi, caricati. Il match lo risolve alla fine Benedetti. Cross di Ferroni e palla nel sacco. Riprende quota l'Avellino dunque. Il gol di Paolo il biondo imprime una svolta al campionato, risolve una crisi che sembrava irreversibile. E poi dicono che il cacao non fa bene.
Ecco, Salvemini ha un altro ricordo di Torino, 1-0 contro il Torino, questo 4-0 con la Juventus, come si spiega? Beh, è una brutta giornata, una giornata negativa sotto ogni punto di vista, non ci sono scusanti, una prestazione negativa. Certo che dopo questo periodo bellissimo che stavamo attraversando non mi aspettavo una giornata con una carenza di concentrazione e di determinazione. Niente, dimentichiamola subito, riprendiamo il nostro cammino ma con una mentalità diversa. Sergio Brio batte gli acciacchi, Marino Magrin batte i complessi e la Juventus batte l'Empoli senza neppure forzare oltre il lecito. È proprio una combinazione fra i due migliori in campo, punizione di Magrin e stacco vincente di Brio, a infliggere il primo colpo a freddo ai toscani poco dopo il fischio d'avvio. Salvemini vede il suo Empoli piombare a 6 punti dalle quart'ultime in classifica. Con Ekström cancellato da Brio e senza Baldieri, tocca Della Monica estrarre dal cilindro giocate a sensazione, come questo palleggio in grado di non sfigurare neppure nella nastroteca di Maradona. A Villar Perosa Magrin per una volta non ha sognato Platini e gioca infatti con la tranquillità e la classe di Bergamo. Nell'azione del raddoppio il sinistro gli serve per aggirare Lucci e il destro per raggirare Drago in una domenica all'insegna del riscatto. Anche un club personalizzato può aiutare il Rush a combattere la nostalgia britannica. Il gallese ha visto il gol nella ripresa, seppure in una domenica in cui Vertova sarebbe stato disposto a pedinarlo persino a domicilio. È un atterramento di Bruno, efficace sostituto di Cabrini, a propiziare il calcio di rigore che viene affidato con qualche apprensione a Rush e che Rush non fallisce. 3-0 per i padroni di casa e partita sostanzialmente chiusa. Drago sembra cercare protezione da calamità maggiori, ma c'è chi ha intenzione adesso di provarci da tre quarti di campo. Dall'alto si nota la potenza della punizione di Magrin. Dal basso si nota invece la precisione del tiro, che accarezza il 7 e si insacca per la legittima e misurata letizia dell'ex bergamasco. L'Empoli non reagisce e la Juventus ha la possibilità di esprimersi su ritmi da routine, eccezione fatta per De Agostini, che batte in lungo e in largo il campo con notevole dinamismo. L'ultimo brivido è questa sua conclusione, ribattuta da Lucci. Un presidente di massima divisione molto recentemente ha ironizzato con Giampiero Boniperti sull'acquisto di Magrin, ma oggi Magrin ha segnato due gol ed è tornato il Magrin di Bergamo. Sì, e mi dispiace soprattutto per questo, perché dopo la doccia mi sono trovato con grossi elogi che magari in altre occasioni, pur disputando dei bei incontri, non li avevo. Tu sei notoriamente un professionista molto pacato, molto equilibrato. Come hai reagito, francamente, quando hai letto quelle dichiarazioni di Pontello? Ma forse perché il signor Pontello non si ricorda l'anno scorso cosa gli ho fatto alla Fiorentina. Buonasera, 16 gol segnati oggi e i big della classifica cannoniera sono i tre napoletani, Maradona, Careca e Giordano, che fanno un passo in avanti. Maradona addirittura si trova solo con 10 gol, al secondo posto Careca con 8 e al terzo posto Giordano con 7 gol raggiunge Sliskovic, Elkjær e Polster. Tre rigori concessi oggi, tutti e tre trasformati e due direi decisivi, non solo quello di Firenze del Milan ma anche quello del Napoli che ha consentito a Maradona di raggiungere il pareggio con l'Ascoli, ed è proprio su questo rigore che si appuntano le prime nostre immagini. Oreste Franceschi ci porta appunto ad Ascoli per vedere il rigore concesso al Napoli. Ecco Bagni in azione, è affrontato da Agabatini, libero dell'Ascoli. Vedete il piede dove appoggia il piede della scolana, vedete che è fuori area, nettamente fuori. Bagni inciampa nel piede e poi il suo piede che va al di là, torniamo un attimo indietro, quando supera la gamba nettamente, dopo quindi il contatto, va al di là, tocca la linea bianca dell'area di rigore, quindi il contatto è venuto chiaramente fuori dall'area di rigore. Rigore, come ho detto, che ha consentito poi a Maradona di raggiungere momentaneo pareggio. Fiorentina-Milan, altro rigore molto discusso. Massaro in possesso di palla, su di lui arriva Di Chiara. Quando Massaro calcia si trova davanti Di Chiara e colpisce col piede destro all'interno della gamba destra di Chiara. Ah, e qui lo rivediamo.
Purtroppo abbiamo solo questa immagine del servizio, visto che ce n'era una anche dal basso, ma non l'abbiamo avuta in tempo, quindi abbiamo solo questa. Vedete il calcio di Massaro che colpisce la gamba di Chiara, che al momento era davanti a Massaro. Il rigore è concesso. Un rigore era stato protestato dai milanisti anche nel primo tempo su calcio di punizione di Virdis. Attenzione in barriera della Fiorentina, c'è un giocatore che salta, alza il braccio e probabilmente è col gomito che devia il pallone e lo respinge, ma le immagini sono un po' confuse, potrebbe essere Berti, però non sappiamo, vedete l'arbitro era di là, forse coperto da un giocatore della Fiorentina, ma non mi sembra, comunque anche da queste immagini non è molto chiaro chi abbia respinto col Tedesco è fermo per l'ennesimo malanno, ma questo non basta a giustificare l'opaca prestazione resa sul campo a Cesena. I giallorossi hanno schierato una unica punta, l'ex Agostini, senza però sostenerla adeguatamente. Boniek è apparso emarginato, Giannini eccessivamente oberato di compiti e nessun lampo è venuto ad illuminare la manovra romanista. Col solito generoso entusiasmo, invece, il Cesena ha rubato il tempo agli avversari. Per di più schierava un Rizzitelli in gran forma, anche se un poco troppo lezioso, nella ricerca delle conclusioni. Rizzitelli, reduce dall'allenamento con la squadra azzurra, un'esperienza esaltante per un ragazzo di 20 anni, perfeziona ogni giorno di più l'intesa con Lorenzo. Entrambi veloci, i due hanno impegnato a fondo la zona di Lidl, ma appoggiati da un inesauribile Bianchi sulla fascia destra. Nel primo tempo, i 20.000 presenti allo stadio Manuzzi, confortati anche da una bella giornata di sole, hanno avuto di che divertirsi. La Roma ha badato più a contenere che a costruire, una sola volta si è fatta pericolosa, merito di Giannini, autore di una bella girata a fil di palo. Due minuti prima del riposo, un episodio che ha fatto discutere. Nell'area della Roma, affollatissima, il cesenate Bordin è atterrato con un intervento alle spalle da parte di Boniek. Rigore? Le immagini rallentate fanno propendere per il sì, protestano comunque i romagnoli, ma l'arbitro Amendolia non li accontenta. La ripresa scivola sugli stessi binari del primo tempo, la Roma non convince, i giallorossi in ogni zona del campo subiscono il pressing e la velocità degli avversari. Lorenzo e Rizzitelli lavorano montagne di palloni e sembra proprio che la difesa di Tancredi sia destinata prima o poi a capitolare. Nel momento del massimo sforzo, però, il Cesena perde uno dei suoi uomini più importanti. È lo jugoslavo Davor Josic, che l'arbitro Amendolia ammonisce per un fallo su Gerolin e poi, poiché Josic era già stato ammonito nel primo tempo, inesorabilmente lo espelle. Il Cesena deve riorganizzarsi, Di Bartolomei si ritira a fungere da libero e i romagnoli cedono spazio ai romanisti. Ma nemmeno la superiorità numerica vale a stimolare nella Roma incisività e concretezza. Soltanto Agostini effettua un tentativo con un abile tocco in area, ma il portiere avversario Dadina, che Bigon ha schierato al posto di Rossi, salva con una pronta uscita. Poi quasi più nulla, e se il Cesena può vantare un altro risultato utile in casa, per la Roma, orfana di Föller, si pone l'esigenza di una profonda riflessione. I ricordi sono dolci. Il presente è amarognolo. Tarcisio Burnic, pilastro dell'Inter europea e mondiale, presenta San Siro un Como in netta ripresa per vivezza tecnica e atletica. L'Inter invece in pomeriggio a Bulico e per un Mandollini sicuro come libero al posto di Passarella, c'è la strana coppia Scifo-Matteoli, di nuovo insieme dopo 3 mesi, che si innamora della palla senza però scoccarla nel cuore giusto, cioè nella porta di Paradisi. Anche Altobelli e Fanna sonnecchiano, mentre fra i Lariani, Mattei e Viviani, sorretti da Centi e Notari Stefano, si catapultano avanti impegnando Zenga. Centi presta un piede al suo portiere in questa azione, ma la partita è disturbata dal vento, in complesso e senza squilli. I tifosi prima apprezzano l'estetica della nuova rete di protezione eretta davanti alla curva nord, ma poi si lamentano perché gli sembra di assistere a un film di 50 anni fa con effetto nebbia. E mentre c'è chi nel parterre lavora di uncinetto, in campo al 14° della ripresa c'è un Aldo Serena che sciabola il sinistro in controbalzo. Un gol capolavoro che merita rivedere con gioie e abbracci. Ancora il giovane Viviani chiama Zenga al miracolo e il piccolo Ciocci, entrato per Matteoli, forse per sottile invidia, vieta Serena il raddoppio improvvisandosi stopper.
Poi il giallo, l'arbitro Bergamo, di nuovo in A dopo 4 mesi di naftalina per le polemiche di Verona-Juventus, annulla una rete dell'ariano Maccoppi che ai più sembra regolare. E poco dopo non fischia un fallo da rigore dello stesso Maccoppi sul solito Serena, fresco appassionato di pallanuoto, vista la calottina bianca. Negli spogliatoi antipatico silenzio stampa del Como, arrabbiato per le decisioni arbitrali e ora più che mai pericolante. Per l'Inter, baciata anche dalla sorte, la soddisfazione per la conquista di 8 punti negli ultimi 5 incontri. Zenga e Serena, il più bravo oggi. Lui o... No, lui, perché alla fine il problema è che quando sul tabellone c'è scritto 1-0 per l'Inter con gol di Serena, per cui se lui non la metteva dentro restava 0-0, non è che un punto non era molto... Sei d'accordo, Aldo? Ma lui è stato così generoso, per cui devo senz'altro fare i complimenti a Walter, ha fatto delle grandi perate e mi auguro che nel proseguo ci salvi ancora tante partite così. Senti, con Ferri c'è un rapporto di odio-amore, mi sembra, no? Oggi ha tentato di farti un autogol spettacolare, deviando il pallone nel set addirittura. Ma no, è partito un cross, lui è andato in anticipo e toccandosi con Corneliusson ha leggermente spostato con la spalla, per cui l'ha girato verso la porta. E... Trapattoni, Inter fortunata oggi? Sì, devo dire che la nostra fortuna è stata di avere in porta Zenga. Oggi nel primo tempo e con l'intervento del secondo tempo credo che abbia salvato la nostra vittoria. Nel contesto però abbiamo giocato sì male il primo tempo, speravo che questa disposizione e questa formazione messa in campo in questo modo potesse darmi una risposta diversa, invece ho dovuto modificare perché per la verità eravamo molto in difficoltà e anche confusionari. Pescara formato trasferta è come il cacao meravigliao, ne parlano tutti ma in realtà ancora non esiste. Così il Pisa, bisognoso di punti dopo una lunga serie negativa, vince meritatamente e si colloca in una posizione di classifica più tranquilla. I toscani brillano per le loro assenze, veramente tante. Gli ospiti abruzzesi non hanno una punta di ruolo, almeno fino a quando uno tra Zanone e Gaudenzi non guarirà. Pagano e Berlinghieri provano a darsi da fare sulle fasce. Sliskovic e Junior non offrono il consueto apporto. Tra i pali del Pescara c'è Zinetti al posto di Gatta infortunato, che alla fine comunque risulterà immune da responsabilità sui 2 gol. Il ritmo del match è abbastanza elevato. Zona contro uomo, nessun giocatore da 20 miliardi in campo, ma qualche sprazzo di bel gioco si riesce a vedere ugualmente. A 4 minuti dal riposo la rete dei padroni di casa. Paciocco consegna a Piovanelli un pallone veramente difficile da calciare fuori. È il gol dell'1-0. Ripresa, meno sprazzi rispetto al primo tempo, la squadra di Materazzi si limita a controllare, il Pescara non riesce mai ad essere pericoloso dalle parti di Nista, un portiere al quale è fin troppo facile pronosticare un bel avvenire. Galeone prova qualche cambio che non sortisce gli effetti sperati e così si arriva al raddoppio del Pisa. Sclosa, tra i migliori in campo, corre sul filo del fuorigioco. Il suo cross per Piovanelli chiude l'ostilità con la soddisfazione di una bella doppietta per il centravanti toscano. Allora Sclosa, capitano coraggioso di un altro Pisa rispetto a quello delle ultime prestazioni, che cosa è cambiato? Ma niente, è cambiato l'avversario forse, perché nelle ultime 3 partite abbiamo incontrato 3 grosse squadre, quindi ci può anche stare che una sconfitta. Fortuna vuole che magari le abbiamo subite senza magari subire tanti gol, ecco. Diciamo che ci siamo sempre comportati bene. Oggi bisognava vincere a tutti i costi, ce l'abbiamo fatta. Ci vorrebbe un libro per spiegare che cosa succede in trasferta a questo Pescara, che domenica con l'Inter aveva giocato un'ottima partita. Ma nemmeno oggi abbiamo giocato male, siamo fatti forse un po' irretire dal loro gioco, loro sul piano fisico ci hanno sovrastato sicuramente, hanno buttato la partita sull'agonismo, un agonismo anche abbastanza vivace direi, un po' cioè l'arbitro è stato un po' permissivo, però era una partita maschia, noi cercavamo di giocarla, loro un pochino di distruggerla. A 3 minuti dalla fine del primo tempo è successo sull'unico errore del ragazzino di Dicara, è venuto fuori quel gol che ha dato la svolta alla partita, però tecnicamente forse noi abbiamo giocato meglio di loro. Classifica alla mano, ci può essere ancora qualche pericolo oppure la retrocessione ormai è solamente un fantasma?
No, noi prima riusciremo a raccimolare quei punticini che ci serviranno per salvarsi e meglio sarà. Io voglio sottolineare la mia soddisfazione di oggi, non tanto quanto per la vittoria, che è importante per la classifica, ma per la prestazione della squadra, perché mancando di 5-6 giocatori, non direi importanti perché siamo tutti quanti importanti, ma sicuramente Lelio, Caneo, Dunga, Cuoghi e ultimo Dolcetti, che era part time, che è andato alla fine, ecco la soddisfazione che chi li ha sostituiti sicuramente non direi che non li ha fatti si rimpiange, perché diciamo, il tasso tecnico probabilmente c'è e si vede anche, però sicuramente non li ha fatti rimpiange per quanto riguarda determinazione, volontà, voglia di vincere e voglia di fare bene. Bene, eccoci alla seconda parte della Moviola, due solo le partite da prendere in esame. Punti, inseguito dal Regina con 24 e dal Foggia a 23. Prima di successo ieri, vi riuscite ospitaletto. In gran vena ha cercato anche la conclusione in slalom alla Maradona, ma è stato l'ospitaletto a sorpresa a passare in vantaggio con Torresani al quarto d'ora. Vireshit vicino al pareggio su azione Didone Benaglia. Ospitaletto a tentare l'1-2 vincente sul tiro di Fida, Giorgi salva in extremis. Nel finale del primo tempo Cambiaghi su assist di Messina controlla il pallone e ottiene l'1-1 dopo tanti tentativi, finalmente la gioia del pareggio. Nella ripresa guardate come si intendono alla perfezione Cambiaghi e Simone, 11° gol in campionato per l'attaccante dei bergamaschi, ma l'ospitaletto non demorde e anche se in modo piuttosto rocambolesco pareggia con Preti. Il 3-2 per la Vireshit grazie a un calcio di punizione battuto con intelligenza da Didonè. Negli ultimi 5 minuti ancora 2 gol, quello di Adami appena entrato in campo al posto di Cambiaghi e il secondo personale di Didonè con una gran conclusione da lontano. 5-2 per la Vireshit che si candida alla promozione in Serie B.